Bentornati nella pausa caffè del capoluogo. Siamo questa mattina ospiti del nuovo bar di Adolfo, Rodolfo e Maurizio, l'Acquerello, in compagnia di Amerigo Di Benedetto. Buongiorno Roberta. Buongiorno, grazie Amerigo. Per l'invito. Grazie a te per la tua disponibilità, anche perché sono gli ultimi giorni di questa campagna elettorale così entusiasmante e così serrata, quindi anche questa mezz'ora con noi è mezz'ora tolta al lavoro. Eh? Io la prendo come una distrazione perché è talmente piacevole, stiamo qui in bar, prendiamo il caffè, ci facciamo una chiacchierata, uno scambio di battute fra persone che si conoscono, esatto. E quindi è bello così. Come sta andando la campagna elettorale, tu che stai in mezzo alla gente? Sono molto entusiasta, anche se poi il fermento di queste ore porta soprattutto nella squadra che ti circonda a voler fare sempre di più, no? E quindi dire manca questa cosa, stiamo poco, per esempio non abbiamo pubblicato una cosa sui social, bisogna fare più telefonate, è normale che è bello anche per questo, ti dà un po' di adrenalina, però poi bisogna rimanere sempre in una condizione di qualità nel rapporto, perché le persone non vanno, diciamo così, vanno aggredite con l'eleganza del caso, va conquistato il voto, ma soprattutto per quello che si è fatto e per quello che uno ha dimostrato. Bravo, nel passato, che è la cosa che diciamo sempre, ecco, noi. E credo la cosa fondamentale, al rischio di essere noioso, è proprio il rapporto di qualità con le persone, l'educazione, il rispetto anche di chi non condivide, il tuo pensiero, e la coerenza, che è molto, certo, molto importante, perché la campagna elettorale è vero che ti espone a un ritmo molto serrato, ma può essere, come si dice, una vicinanza all'elettore, no? Per tenerlo caldo, come dicono i tecnici. Esistono. È vero anche che la tua immagine, quello che tu hai fatto, la coerenza, sì, del percorso che hai costruito, è la tua storia che lo racconta. Esistono due approcci alla campagna elettorale, no? Quello di farsi sentire in campagna elettorale e quello di aver fatto in modo che la disponibilità tua permettesse agli altri di sentirti prima, durante gli anni che la precedono, e quindi raccogliere oggi quelli che sono stati i contatti di prima, no? Certo. Forse le uniche persone che tu non chiami sono quelle più legate a te, quelle vicinissime, i tuoi parenti, i tuoi amici. Tante persone dice, ma come, non mi hai chiamato finora? E beh, certo, io dico, io a me stesso non me la faccio una telefonata, quindi sei talmente vicino a me che senza ombra di dubbio do per scontato che il fatto che tu possa conoscermi a fondo possa coincidere anche con l'espressione del voto. Quindi sono cose che danno anche, io devo dire, io sono molto contento perché ricevo manifestazioni d'affetto. Io vado tardi a letto la notte perché devo rispondere a tanti messaggi che mi arrivano anche da persone che non vedo da tempo, ma che mi hanno seguito e che sanno come son fatto, e il riconoscimento, diciamo così, delle qualità umane credo che sia il primo vero successo, a prescindere poi dal risultato elettorale, quello vero, no? Quindi certifica il tuo modo di relazionare con gli altri, e questo è il mio più grande risultato. Per parlare di storia, tu sei sempre stato una voce fuori dal coro, anche dentro il Partito Democratico. Ora che con il passo possibile hai fatto questa scelta di uscire dal Partito Democratico e rappresenti addirittura nel Consiglio Comunale dell'Aquila il gruppo più numeroso insieme alla Lega, hai scelto di continuare questo percorso come voce fuori dal coro anche a fianco di Legnini. E addirittura sei il capolista della lista del presidente, al fianco di grandi nomi che come te comunque sono persone, tu ti sei distinto come amministratore, diciamo, degli enti pubblici, con la Gran Sasso Acqua tutti ricordiamo la tua esperienza decennale, così come Luciano D'Amico, rettore dell'università di Teramo, un grande riconoscimento, sì, di stima, sì, da parte, perché significa che fatto da una persona dell'autorevolezza di Giovanni Legnini, fatta questa scelta da lui, significa che oltre la passione per la politica e prima della passione per la politica c'è anche una sorta di base nella conoscenza della pubblica amministrazione, anche una base professionale, e questo è un altro tassello importante, perché gli affetti, l'educazione, il tuo percorso formativo appartengono a te come a tanti altri cittadini e valgono per tutta la vita. La politica invece è un'occasione, non si può pensare che sia il per sempre. La politica è un'occasione nei momenti in cui ci sono le condizioni per esercitarla, e forse io, ecco,
L'unico rammarico che c'è è che la mia esperienza in politica è sempre stata in salita, perché ho dovuto sempre lavorare con il vento contrario. E oggi in una condizione come quella attuale che vive tutto il paese, anche questa esperienza la vedo in salita, ma la vedo in salita e forse mi dà ancora più energia. E questo discorso di essere terzo, io lo definisco così, rispetto alle parti, credo che pian piano stia venendo fuori, perché lo ero anche nella proposta che avevo strutturato insieme agli amici che da sempre mi sono vicini e che mi aiutano a cercare, soprattutto nelle scelte politiche, a cercare la strada migliore. Oggi si ripete ed è in continuità con quello che ho sempre proposto, perché all'attenzione della città. Ricordiamo, perché ti abbiamo sempre seguito con attenzione, come si fa con tanti personaggi politici, però la tua storia ci ha sempre dato una particolare soddisfazione, nel senso che tu sei stato un renziano della prima ora, cioè i famosi, oddio, come diceva sempre Renzi, sì, Renzi usava un linguaggio forte, che poi in realtà pian piano si è affievolito, e quindi sì, era un linguaggio. Tu c'eri nel momento in cui lui voleva combattere un vecchio sistema. Allora, io c'ero quando serviva a lui, non ci sono stato più quando serviva a me. Perché? Certo. Perché anche in quel profilo, dentro il partito, il dinamismo della scelta dipende anche poi dalla prova di resistenza, che è, io lo dico sempre, vale per tutti. La coerenza, lo hai detto prima tu, è una cosa bellissima, perché è il fare quello che uno dice. Quando tu sei incoerente non fai quello che dici, se poi arrivi ad essere ipocrita, lo dico perché mi piace questa, fai il contrario di quello che dici. Renzi ha detto delle cose e poi ne ha fatte altre. La rottamazione iniziale, quindi, però, fatta da giovani del partito, ma guarda, amministratore. Aveva dato l'entusiasmo che poi ha dato il 5 Stelle, è arrivato a prendere il 40%, poi si è spento perché, come al solito, perché è stato inglobato dal meccanismo che lui stesso voleva rompere. Sì. Però tu c'eri e sei stato sopraffatto da una serie Io di diciamo grandi che nomi. C'ero sempre nelle sfide di prestare attenzione ad un'alternativa, certo, da proporre alla città. Vi ricordate, io sono stato candidato alle primarie, alle politiche, esatto, in alternativa a due big che erano Giovanni Lolli e Stefania Pezzopane, ho fatto, certo, la mia minima parte, ma non era una contrarietà, era, io avevo il sentire, la voglia di poter offrire all'elettorato una possibilità alternativa. Ricordiamo che tu eri un giovane amministratore, che tu sei stato sindaco di Acciano, sindaco, giusto? Sindaco, giovanissimo. Quanti anni avevi? Allora ti racconto una cosa, io ti mi è arrivata una telefonata da un signore di Rocca di Mezzo, non so adesso che età abbia, perché ce l'ha, perché parliamo di 27 anni fa, quando io ero alla mia prima esperienza da consigliere comunale ad Acciano e consigliere della comunità montana. Mi ha cercato lui, ha recuperato il mio numero tramite una zia che ho a Rocca di Mezzo, mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, io mi ricordo di te 27 anni fa, come eri e come ti presentavi. Certo, ero super giovanissimo, no? Adesso mi difendo. E per quel tuo modo di fare, che vedo oggi, ti sto seguendo, non essere cambiato minimamente, il che è raro in politica, sappi che non solo c'è il mio voto, ma ti farò, insieme a mio figlio, che è un ragazzo che ho conosciuto, che ci siamo visti proprio ieri, una bella campagna elettorale. E questi sono i risultati e le soddisfazioni più grandi. Queste, ecco, sono le grandi soddisfazioni. Perché cambiare è la cosa più importante, cambiare le persone che fanno la politica. Io sono rimasta molto colpita dal discorso, oh, ecco il caffè, grazie mille, ringraziamo Riccardo. Riccardo è di San Demetrio, quindi è il nostro territorio, esatto, perché tu adesso sei. Sì, per me grazie mille. Allora noi ringraziamo l'appello che oggi ci ospita, che è il nuovo bar sulla Statale 80 di Adolfo, Rudi e di Maurizio. Grazie mille Riccardo, grazie infinite. Tra parentesi, ricordavo con Riccardo che l'ultimo aperitivo della vita precedente al sisma, venerdì 3 aprile 2009, me l'ha offerto lui al Mufti. Sì. Al Mufti. A Via Sallustio. Sera, a Via Sallustio, sì, mamma mia. Veramente un'altra vita. Prima di un'intervista, oltretutto, perché stavamo registrando l'intervista a Moretti e a Giuliani. Mamma mia, con Onda TV. Vabbè, due vite fa. Comunque, dicevamo, quando sono venuta all'inaugurazione... Si dice, guardiamo avanti, indietro ci siamo già stati, no? Già, esatto, bisogna guardare avanti con una... Non con una speranza, ma con l'aspetto positivo. Cercare di guardare sempre il lato positivo e fare un ragionamento che possa essere inclusivo, d'insieme, complementare. Bravo, è proprio su questo, cioè sull'importanza di essere attori della propria vita, vorrei focalizzarmi un secondo, perché in questi giorni di campagna elettorale
sono pieni i social, sono piene le conversazioni al bar di queste persone rassegnate che non fanno altro che dire ci sono sempre le stesse persone. Dentro le liste, sia a destra che a sinistra, tu me lo consentirai, ci sono tanti volti nuovi, amministratori locali, piuttosto che brave persone. E come hai detto tu in quel discorso al fianco di Legnini, l'occasione ce l'hanno i nostri lettori, sono gli elettori che daranno la loro fiducia ad una persona e quella persona che avrà tanta fiducia riuscirà a rompere le barriere dei big, dei grandi, dei potentati, perché sono le persone che fanno la differenza. Sì, soprattutto, allora non è che si cambia la politica, si cambiano le persone, cioè i soggetti che la rappresentano, ma non è che cambiarle fisicamente anche in funzione anagrafica risolve il problema, è scegliere le persone che hanno un metodo d'approccio alla politica differente, la capacità di stare in un contesto collettivo nella maniera giusta per valorizzare, diciamo così, una prospettiva di tutti piuttosto che la tua personale. Perché c'è stata questa grande rivoluzione, questa necessità proprio di rottura con un fronte che negli ultimi anni ha governato il nostro paese? Perché non si è più nelle condizioni di percepire un sentimento collettivo, si vede troppo opportunismo nella politica, troppa volontà di salvaguardare i propri interessi, troppe azioni conservative e poca dedizione alla risoluzione dei problemi, sia da un punto di vista tecnico-programmatico, sia da un punto di vista di ascolto, perché poi diciamo così, nell'attività amministrativa bisogna avere consapevolezza di quello che ti accade, non c'è nessuno così capace da poter risolvere in uno schiocco di dita tutte, con le grandi criticità che ci sono, ma bisogna anche essere strutturati in una maniera tale da poter avere per l'appunto la qualità della conoscenza, che è una cosa dalla quale oggi non si può prescindere. Assolutamente, ma l'ascolto è proprio questo, riuscire a centrare quali sono i problemi delle persone, perché quello che è successo è che il mondo della politica autoreferenziale a casta si è allontanato dalle necessità delle persone di tutti i giorni. Sì, quando accadono delle cose surreali e quando si vede una non linearità comportamentale, guardate, se si arriva a un punto in cui uno dei requisiti per fare politica che i cittadini chiedono sia l'onestà, significa che si è avuto un cortocircuito e che non ci sono più le condizioni. Cosa, per fare il ragionamento. Tu sarai d'accordo con me a notare che la casta è sempre più casta. Se tu pensi che domani mattina all'11 di febbraio 32 persone entreranno in consiglio regionale soltanto perché hanno messo piede in quell'assise, avranno oltre 10.000 euro di stipendio al mese. Sì, questa è una cosa sì, ma se poi si pensa che per esempio a livello delle indennità, no? È normale che il parametrizzare le indennità ad un livello del genere, io credo che qualche riforma si stia portando a termine, sia stata portata a termine anche in regione. Io, guardate, la cosa che proprio vedo stridente è la possibilità di maturare nell'esercizio della funzione pubblica anche, diciamo così, un trattamento pensionistico. Credo che questo forse sia la cosa più stridente. Quella ancor più stridente è il rapporto fra le responsabilità che un ruolo del genere comporta rispetto a quella di un sindaco di un piccolo comune. Se un sindaco di un piccolo comune che fa un servizio collettivo incredibile, che dedica la parte della sua giornata, la maggior parte della sua giornata, all'attenzione ai suoi concittadini, perché c'è il collegamento diretto, c'è l'interlocuzione quotidiana, addirittura ci sono delle persone che hanno un piccolo rimborso spese e non è corretto, ma anche il sindaco del comune dell'Aquila, dico io, non è certo. Credo che sia, rispetto bisognerebbe avere un livellamento ha, quantomeno fra la funzione di un amministratore pubblico che ha responsabilità e ha responsabilità vere rispetto a un ruolo legislativo che deve trovare la sua giusta, diciamo così, possibilità di espressione, perché altrimenti uno sta in una condizione sia da un lato che dall'altro, cioè chi già esercita un ruolo lavorativo non sceglie di andare a fare delle cose perché a un fin dei conti cambierebbe anche la sua prospettiva di vita, ma anche chi fa solo politica diventa stridente se ha una realizzazione massima, perché a quel punto tu sei talmente attaccato a quel ruolo che dal giorno dopo non ti preoccupi degli altri ma ti preoccupi di essere rielletto. Quindi, è questo il giusto equilibrio e tutto questo, la percezione, ecco, io dico, no? C'è stato un aspetto demagogico a parlare delle indennità, che è giusto,
però nel momento in cui l'indennità diventa il primo problema e tutti dicono votatemi perché io ho ridotto, significa che stai riducendo anche il livello dell'autorevolezza e della qualità delle persone che esercitano un ruolo pubblico. Alte, assolutamente sì, da livellare con l'equità, che è la giustizia del caso singolo, ma soprattutto con la qualità di chi, in buona sostanza, quello che ti dà la struttura collettiva dovrebbe essere quantomeno equiparato a quello che tu restituisci ai cittadini. Credo che di questi tempi non è che noi si possa avere la certezza matematica che ciò accada. È vero. Quali sono, secondo te, Americo, le priorità della regione Abruzzo? La regione Abruzzo è una regione, io dico anche asettica rispetto alla panoramica di parte, no? Una regione da 1.300.000 abitanti, andranno al voto 700.000 persone, non si può dire che ci conosciamo tutti, ma quasi. I candidati stanno sui territori, le priorità sono quelle che vive la nostra regione in quanto regione atipica, con una poca concentrazione di persone e con due poli che sono in realtà l'area interna che noi abbiamo e l'area costiera. E dentro questo sistema c'è anche una possibilità di vedere delle distrazioni dicotomiche, nel senso che chiaramente i mondi sono differenti e anche i servizi che vengono dati a quei mondi possono trovare delle disfunzioni. Quindi bisognerebbe calmierare un'azione di dispersione di risorse verso condizioni, non voglio dire di clientela, ma condizioni diciamo così utilitaristiche per un ritorno diciamo così di consenso, e dedicarle ai servizi. Quali sono i servizi? Di qualche giorno fa la disfunzione sui trasporti, quello che può accadere, i trasporti nelle aree interne, i servizi sanitari nelle aree interne, cioè una rivoluzione gestionale sulla qualità del servizio sanitario che deve passare non per la gestione manageriale, diciamo così, organizzativa, ma per una gestione finalizzata alla qualità del servizio. Cioè, secondo me un manager di una ASL non si deve preoccupare degli appalti, dell'affidamento dell'incarico di progettazione ed altro, quello dovrebbe essere asettico, lo dice pure Giovanni Lignini, rispetto a tutto il resto è concentrato. La parte invece legata alla gestione sanitaria dovrebbe preoccuparsi della vicinanza soprattutto ai più deboli, un'attività solidale che nell'entroterra trova uno scotto da pagare e da sostenere difficilissimo, perché ne è a repentaglio la sopravvivenza di quelle realtà. E se noi a quelle realtà togliamo le persone, in automatico togliamo vita all'Abruzzo e lo indeboliamo. Per quanto riguarda per esempio la parte sanitaria, come tutto però, ogni struttura è diventato una produzione di poltrone. Cioè, quando tu ti avvicini ad una realtà, ti rendi conto che lo stesso ospedale, adesso con la politica e con il manager, si fermeranno tutti quei contratti a tempo. 400 persone sono nell'ASL dell'Aquila. Io dico una cosa, allora, un poltronificio. Qual è l'attenzione maggiore sull'aspetto del consenso elettorale? Dove sta? Dentro i circuiti della sanità, ma non è della sanità del medico di base di Acciano che conosce la persona e che casomai dice mi è stata vicina, la conosco, conosco la sua storia e do una mano. Una sanità anche ospedaliera, che se noi andiamo, facciamo pure l'esempio qui dell'Aquila, ci sono degli schieramenti proprio di parte dentro una struttura che dovrebbe essere asettica rispetto alla politica, perché dovrebbe guardare diciamo così la qualità. E invece non accade, è di dominio pubblico, tutti ci lamentiamo della sanità, ma poi nessuno punta il dito al fatto che la sanità non dovrebbe essere aggredita dalla politica. Aggredita come? Cioè, ma nella nostra realtà quante persone lavorano con l'interinale? Ma l'interinale costa di più o di meno di una stabilizzazione di chi è precario da molti anni o di ulteriori assunzioni? Costa sicuramente di più, certo. Però dà una maggiore utilità, perché l'interinale permette anche di fare un piccolo giro, un piccolo giro di boa. E allora l'onestà intellettuale ci deve portare a rimettere al centro dell'attenzione il servizio ai cittadini, senza le utilità, perché se le cose funzionano, tutte quelle persone che oggi sono in una condizione di debolezza perché lavorano attraverso l'interlocuzione con la politica dovrebbero avere la dignità di trovare un posto di lavoro, essendo liberi dal pensiero politico, ma essendo selezionati per quello che loro sanno fare. E siccome quelle persone che stanno lì dentro, si anche con meritocrazia, poi tutti si riempiono sicuramente lo sanno parola, fare, no? Esatto. Non è necessario passare per veicoli che a tutto appartengono tranne a un'organizzazione della pubblica amministrazione di livello qualitativo. Questa è la vera rivoluzione. Se noi ci sostituiamo agli altri e applichiamo gli stessi metodi,
non esiste. Quanto abbiamo discusso per l'amministrazione comunale della città, dove si doveva cambiare il mondo. È cambiato il metodo di selezione dei presidenti delle partecipate, è cambiato il metodo di selezione degli organismi di riferimento di collaborazione della struttura amministrativa, è cambiato l'approccio sull'aspetto legato alla vicinanza rispetto ai più prossimi, sulle scelte che si fanno, è cambiato rispetto sulla visione strategica della città e su un impianto, diciamo così, asettico rispetto agli interessi del singolo? Credo di no. Quindi la rivoluzione dialettica è bella, si fa, ti fa vincere le elezioni per contrarietà, ma poi c'è sempre un risultato da andare a valutare. La mia ambizione è questa, è rivoluzionaria, ma perché? Dice, io ho il coraggio di dire queste cose e mi metto in discussione. No, io ho la libertà. E fra le grandi libertà di una persona che si misura con la politica ce n'è una: la libertà di poter perdere, che è una cosa stupenda, perché non hai la possibilità, certo, e non hai la minima condizione di poter essere veicolato da chi che sia. E Legnini, da questo punto di vista, credo che sia in questo momento garante di un percorso che, anche se diffuso e presente su vari fronti, dove dentro c'è anche casomai un metodo ancora vecchio di fare le cose, anche dalla parte sua, ma non può essere sicuramente tirato per la giacchetta. Questa è la sintesi. Vedi, però, secondo me anche è giusto far capire alle persone che dentro una municipalizzata, dentro una struttura, dentro un'azienda ci deve essere una persona che rappresenti l'inclinazione politica, ci deve essere un presidente espresso dalla politica. Mi sta anche bene. Quello che poi non mi sta bene, perché appunto cambiando la mente politica, quindi colui che dà le indicazioni politiche, cambia anche il senso della scelta che fa l'elettore quando sceglie, non so, Amerigo piuttosto che Pierluigi. Ti posso dire una cosa, Roberta? Io ho fatto il presidente di Gran Sasso Acqua a 11 anni, 3 anni il vicepresidente, 2 anni il presidente dell'Assemblea dei Sindaci, la società più importante regionale del ciclo idrico integrato, sana, gestita per bene. In quella società io sono stato nominato perché mi hanno voluto i sindaci tutti quanti insieme. L'ho portata avanti senza far entrare mai la politica. A me potevano chiamare alle 4 di mattina e rispondevo per risolvere i problemi e per dare il servizio, diciamo così. Questa cosa non è la regola, piuttosto l'eccezione. Esatto. Questo che ti sto dicendo. Io mi auguro che sia ancora così, perché le cose vanno protette, perché non a caso succede quello che è successo, perché se tu vedi ci sono stati dei momenti nella vita di alcune aziende come queste dove i presidenti si sono candidati in varie elezioni, hanno preso tanti voti, ma ne hanno presi perché avevano stressato la struttura a livello tale che dopo 5 anni non aveva più la condizione di vivere. Significa anche che hanno fatto grandi assunzioni, grandi assunzioni per fare appunto, esatto, per compiacere. Se invece tu prendi voti perché hai gestito bene le cose, hai dato un equilibrio, non hai mai fatto trasparire un interesse di parte lì dentro, una sorta di condizione di ponderazione a secondo la qualità viene fuori non da chi effettivamente ce l'ha, ma da chi è più vicino a te, quella è l'anticamera, diciamo così, per uno scivolamento verso il basso che le strutture pubbliche non possono permettersi perché appartengono a tutti. Ma è per questo che non mi sentirete mai dire il livello della politica che noi esprimiamo, perché come diceva qualcuno, il politico che noi esprimiamo è mediamente migliore di chi lo elegge. E quindi vi voglio dire, è proprio in questi momenti in cui bisogna uscire dalle logiche di voto chi mi può poi far riassumere, chi mi può prendere mio figlio, chi mi può fare un piacere. Devi votare una persona che sia una brava persona e che possa portare quelli che sono i tuoi principi di serietà, di coerenza. Conoscere la storia delle persone, Roberta, andate a vedere, chiedete, informatevi prima di votare le qualità umane delle persone che vi rappresentano, perché poi il mondo non lo cambia nessuno, ma sicuramente la qualità umana è il primo punto di partenza per garantire quella, diciamo così, diffusa e pubblica. Che è poi la ratio con cui è nata questa nostra trasmissione, la pausa caffè, in mezzo alla gente, per non parlare delle grandi promesse che in campagna elettorale tutti fanno, ma per capire chi abbiamo di fronte e per farvelo conoscere un pochino meglio. Grazie, allora, grazie Roberta, è stata una bellissima chiacchierata. Grazie del caffè. Ringraziamo e a presto, rivederci. Del caffè e a presto, allora, da Roberta Galeotti e dal capoluogo, buona giornata a tutti.